Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo post partita. Oggi commentiamo Padova-Samp 2-0. Allora, è stata una partita noiosissima, se vi devo dire la verità, noiosissima. E all'inizio pensavo che poteva essere un po' più piena di occasioni, che potevano esserci più gol, che ne so, magari anche un gol da parte nostra. Io avevo pronosticato un 1-1 combattuto, ma in realtà non è stato così perché... Sì, è stata una partita combattuta, ma non era tutto sto eclatante, non era tipo, che ne so, Samp Piacenza o Cesena Samp. Una partita un po' addormentata. All'inizio era partita parecchio spedita la partita, tutti a mille stavano, subito abbiamo fatto un tiro contro il Lodi ai 25 metri che ha sferrato la traversa, però c'è stata una deviazione. Poi anche loro hanno avuto un paio di occasioni nel primo tempo, ma nulla di che, eh. E poi nel secondo tempo, vabbè, loro si sono un po' più sbilanciati in avanti, hanno fatto un po' più di occasioni, cioè di tiri in porta no, però occasioni che potevano sfruttare meglio, sì, tipo i cross dalle fasce non arrivavano al colpo di testa, queste cose qua. Quindi poi loro, vabbè, si sono spinti un po' più in avanti, noi non abbiamo fatto molto nel secondo tempo, anche perché ci mancano delle assenze importantissime, quali, vabbè, se vogliamo dire un attacco di Massimo, Frediani, Orlando si è infortunato la mattina perché c'aveva dei problemi flessori da come ho letto, poi ci mancava a centrocampo Rocchi, ci mancava Di Pasquale in difesa. Mo ci mancano probabilmente Gimignani, che mi ha fatto pian colpo, raga, è svenuto per terra, ha ricevuto una botta alla testa e si è messo 3 punti e... brutta roba e speriamo che non deve stare fermo tanto, perché sennò è un problema. Poi purtroppo è stato anche espulso Trillò. E purtroppo per un fallo da ultimo uomo non ha protestato, ha detto niente, sai che ho commesso un errore, secondo me da una giornata, anche perché le proteste non c'erano sono state più di tante. E peccato, perché raga, era andato parecchio bene durante tutta la partita, ha corso tanto, si è sacrificato e ha giocato titolare, ha fatto pure bene per certi versi, peccato per l'espulsione che nelle pagelle gli costa, cioè ovviamente si abbassa il voto. E vabbè, io per il resto c'ho paura a commentare, raga, cioè anzi c'avrei una cosa da dire, me la stavo a scordare. Il primo gol, io quest'anno mi sono rotto veramente le scatole, già sono 2 partite di seguito che, vabbè, la prima col Virtus Verona ci abbiamo avuto quella partita che è stata e lì mi sono incazzato, a sto giro sto un po' più tranquillo, perché alla fine della partita si sono fatti errori noi. Ma il rigore è lo primo. Ma mi stai a portare per lo culo, mi stai a portare su. Pallone, ok, il fallo c'è, ok, Angiulli ha fatto fallo, ma il fallo, a parte che è iniziato da fuori area, intanto è iniziato da fuori area. Ma seconda cosa, le gambe dell'avversario stanno ancora fuori quando si butta. Lui, cioè, l'avversario si butta dentro l'area e gli dai calcio di rigore, ma mi ferite. Ma tu sei più ciecato di quello dell'altra volta, no? Può essere? Cioè, anche se è difficile arrivare ai livelli di quello di Verona, è molto difficile. Ma so che rigore hai dato. Vabbè. Poi il secondo gol, vabbè, è nato da un errore difensivo. Lì ci si poteva fare proprio, raga, quindi uno contro uno. Portiere contro Santini lì che ha fatto gol e amen. Che volevamo fa? Però la prestazione c'è stata, non ci possiamo lamentare più di tanto, anche perché le assenze si sentono in campo, hanno giocato, abbiamo giocato con un modulo diverso, abbiamo giocato con alcuni giocatori fuori ruolo e molti ragazzi che stanno in panchina sono ancora molto giovani, non hanno molta esperienza con la Serie C e devono prendere un po' più di campo, un po' più di esperienza la devono avere. Cioè, secondo me alcuni li possiamo anche mandare in prestito, perché io vi dico, a me non mi dispiacciono i giocatori che abbiamo in panchina, non mi dispiacciono, perché secondo me sono bravi, però per avere un po' più di continuità nelle presenze, per avere un po' più di spazio, secondo me dobbiamo mandare alcuni, non tutti, in prestito da qualche parte.
E poi se vi devo dire un'altra cosa, io a gennaio se dovessi rinforzare un po' la rosa andrei un po' a ritoccare la panchina perché come titolare ragazzi ci stiamo, cioè la squadra è forte quella titolare, non per dire che la panchina è scarsa, però un profilo per reparto, tipo che ne so, prendi uno in difesa e ci tieni quello che è bello esperto, magari puoi anche imparare ai difensori più giovani, uno per centrocampo e uno per l'attacco che possa sostituire Cernigoi. Io farei così, poi non lo so, io ovviamente non faccio parte della società, questa è soltanto la mia opinione, non devo stare a fare il dirigente di niente, però secondo me se vogliamo dare fastidio anche alle più grandi si potrebbe fare questo. Poi, mo, cioè, allora, io leggo alcune cose che mi danno un po' fastidio in giro, che non troviamo mai un equilibrio su quello che dobbiamo dire. Allora, prima tutti subito la Samba fortissima, la Samba in Serie B, eh? Poi mo che siamo persi qua al Padova, che è prima in classifica, con l'assenza che ci abbiamo, che cazzo vogliamo fare con questi, con che Serie B, ma voi che Serie D, eh? Calma, calma, calmiamoci un attimo, su, non stiamo subito a fare la prima sconfitta che non potremmo fare niente. Raga, i playoff, se ci arriviamo. Ce la giochiamo come abbiamo fatto ogni anno, poi se non è Serie B o è Serie B, vediamo quello si può fare, se no amen. Con tutti con sta festa della Serie B, raga, per arrivare alla Serie B, ve lo dico pure quest'anno, come l'ho detto l'anno scorso, ci serve la roba, ci serve le strutture, ci serve uno che, io non so se Fedeli vuole andare in Serie B, non lo so, però uno che, vi faccio un esempio, la regina secondo me i campi ce l'ha. Noi campi d'allenamento non li abbiamo, non li abbiamo, dobbiamo sempre andare a cercare un campo o a Porto d'Ascoli o all'Agraria, Sant'Egidio o che ne so, Grotta a Mare, vabbè. Tutte queste cose qua dobbiamo avere una forma un po' organizzata, non è per dire che la società nostra non è organizzata, però siccome ci sono molti fattori importanti per andare in Serie B, dobbiamo averli questi fattori importanti che già vi ho detto. Quindi vediamo, io vi faccio un esempio, la regina, voi dite, vabbè, ma la regina sta in Serie A. Se vuole può andare alla Serie B, nonostante sono anni e anni che sta in Serie C. Ma quest'anno pare che è arrivato un presidente che vuole caccia i soldi, di sua volontà. Io non sto a dire che Fedeli non caccia i soldi, che è un tirchio. No, no, non sto di questo perché Fedeli già ha fatto tanto, ha fatto. Però sono organizzati, sono molto organizzati, hanno una squadra forte, vabbè, a parte questo. Però la gente ci va perché sa che la Regina è una squadra forte, che è organizzata molto bene, c'ha le strutture, c'ha tutto quello che gli serve. E se vanno in Serie B, buon per loro. Io sicuramente non so di quello che fanno, che non fanno, però per il momento sono partiti bene, fatto così. E ce ne stanno tante, ma tante altre di squadre. Io faccio l'esempio di questa che è la più semplice, se no ci stanno pure altre. E vabbè, adesso passiamo un attimo alle pagelle. Allora, Santurro gli do 6, sui gol non poteva fare più di tanto, il rigore gliel'ha tirato proprio all'incrocio che era imprendibile. Col secondo qualcosa poteva fare qualcosina di più, però ha deviato e il pallone purtroppo si è infilato in rete. Poi andiamo sulla fascia destra, ha giocato Biondi, io non ho capito se abbiamo giocato 4-2-3-1 o 3-4-3. Però vabbè. Ora vi dico in ordine così un po' a casaccio. Allora, poi chi ci sta? Ci sta, vabbè, vi dico Biondi, dai, sono Biondi 6. Anzi, facciamo il trio difensivo che facciamo prima, Carillo, Miceli e Biondi gli do 6 tranquillamente. E abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo rischiato mai, però ecco, il rigore ci è costato, ma è così, un altro errore dell'arbitro, però sti cavoli, cioè, ormai è finita la partita, quindi che volevo dire. Però la difesa non ha giocato male, non abbiamo lasciato i buchi in mezzo alla difesa, abbiamo fatto una partita ordinata, quindi 6 va benissimo per tutti. Poi andiamo sulla fascia sinistra, Gimignani, gli do 6,5 comunque sia. Ha fatto una partita con le solite partite che fa sempre, raga, quindi è inutile che vi sto a dire sempre le stesse cose, corre su in giù, appena sbaglia recupera palla e va benissimo così. Stessa cosa Rapisarda, 6,5 anche a lui, su e giù, tanto raga vi dico sempre le stesse cose perché è questo, ormai
ormai le so a memoria le cose che fa la Samp. Poi andiamo a centrocampo e ci avevamo Gironese e Angiulli. Angiulli a sto giro gli do 5 e mezzo. Purtroppo, sì, vi ripeto, non era il rigore, però quel fallo che hanno fischiato il rigore purtroppo ci ha costato il risultato. Gli do 5 e mezzo, anche perché non ha giocato male, vi dico la verità, però il fallo va a incidere sul voto che gli sto dando. Però sicuramente non è che mo sto a sminuire Angiulli, che fino a mo' ha giocato sempre bene. Una partita storta può capitare. E già domenica scorsa col Virtus Verona era da Fasano, raga, per quanto stava incazzato non si sa come ha fatto a nominare quell'arbitro, però a sto giro gli è capitata la partita, quella storta. E può capitare, ma tanto Angiulli so che farà sempre del suo meglio, come ha iniziato finisce bene secondo me. E non è per gufaiela, ma perché sono sicuro che lui è un buon giocatore e lo sta dimostrando. Poi Gironese, gli do 6, Gironese cazzutissimo. Poteva fare qualcosina di più, leggermente. Sì, si poteva fare anche se, sì, vabbè, comunque sia il sacrificio e l'impegno non mancano mai, i contrasti duri, non si scansa manco se gli metti Hulk davanti. E veramente Gironese quando parte che sta tutto cazzuto, che va a recuperare i palloni, mi fa godere, ragazzi. Però ecco, insomma, sulla fase di attacco vorrei che faccia un pochino di più, ecco, insomma. Magari che ritorna il gol, come faceva come Moriera, ha fatto 4 gol in stagione, se non sbaglio. Poi passiamo sulla fascia sinistra, sì, perché davanti c'erano 3 giocatori, sì. Ok, Trillo purtroppo gli do 5 per vabbè, il gol che abbiamo subito nasce da un suo errore e il rosso, se no ragazzi avrei dato anche 6 e mezzo per la partita che ha fatto, però il gol subito e l'espulsione costano sul voto, quindi vanno a incidere. E mi dispiace per lui, anche se già ve l'ho detto prima, raga, aveva iniziato molto bene, ha fatto una buona gara, l'impegno non è mancato, ha fatto una bella partita, solo che purtroppo poi ha sbagliato un passaggio in difesa e ha scaturito il 2-0. E anche se secondo me sull'1-0 già la partita era chiusa, raga, perché davanti non abbiamo fatto nulla, cioè nel secondo tempo poco e niente abbiamo fatto. E quindi mi dispiace per lui, ma spero che ritorna col botto subito, appena è disponibile. Poi passiamo a destra, che c'era Volpicelli. Volpicelli gli do 6 e mezzo, ci ha provato, ha fatto una buona gara, è andato più volte al tiro. Uno che, guarda, se poco poco era un po' più centrale, andava sotto l'incrocio e facevamo gol. Però comunque si è fatto una buona gara Volpicelli, dopo le critiche passate di ormai settimane fa. Sta giocando molto bene. Domenica scorsa è andato anche al gol, vi ricordo. E spero che possa farne un altro domenica prossima col Vicenza, che raga non è una partita semplice, perché il Vicenza va sta correndo con Di Carlo allenatore, che va a tutta, va. E bisogna stare attenti, ecco. Poi Cernigoi, allora Cernigoi gli do 6, ha fatto il suo, ha provato le sponde, qualcuno l'ha persa, qualcuno l'ha vinta, però i difensori del Padova erano molto fastidiosi, perché vedevo che lo marcavano proprio stretto, se lo ingollavano e poi lo anticipavano sempre di testa. E a sto giro, vabbè, capita anche a lui la partita sbagliata, che non va tutto per il meglio, come gli è andata bene col Piacenza, che ha fatto 4 tiri, 4 gol, se non 5. E oh, purtroppo è capitata la partita storta. Probabilmente il sacrificio e l'impegno non mancano mai, come tutta la squadra d'altronde. E aspettiamo che ritorni con il nostro bomber, dai. Poi passiamo un attimo ai sostituti, che adesso devo andare a cercare. Oh madonna. Ehi, ecco. Allora, sostituti sono entrati Garofalo, Carillo, Panaioli e basta. Sì, mi sembra basta. Sperando che questa app mi dà tutti i panchinari, perché sennò veramente. Spero di non scordarmi qualcuno, ma questo è quello che ho visto sul telefono. Allora, Carillo. No, Carillo ha giocato titolare, ma raga, ma che cazzo sto dicendo? A parte, vabbè,
Mamma mia, raga, scusatemi. L'effetto Padova, l'effetto arbitro che un po' mi altera e mi scombussola un po' tutto. Però vabbè, partiamo intanto da Garofalo, che raga, a me piace Garofalo, vi dico la verità, gli do 6 perché ha fatto una buona gara di personalità. E vi dico, Garofalo a me non mi dispiace perché se lo mettiamo anche a mezzala o come posso dire, mediano, non dico al posto di Angiulli, però se lo proviamo in tutti e due ruoli, secondo me Garofalo fa molto bene. Perché allora, lui esperienza in Serie C ce l'ha. Mi piace perché ha anche molta personalità e non si tira mai indietro. Tipo un Gironese 2.0 che sul pallone ci va tranquillamente, non si caga in mano. E secondo me c'è anche quelle giocatine, il passaggio all'Angiulli. Però vediamo, secondo me può essere un buon innesto. Purtroppo, vi dico la verità, lo metterei anche al posto di Bove, raga. Bove non so perché, porco giuro, mi dispiace un botto, perché il primo anno è arrivato qua che ha giocato pure abbastanza bene, non ha fatto male. Però ultimamente si è spento, anche la stagione scorsa non ha fatto bene. Io vi dico un po' la mia su Bove, se io non lo vedo come centrocampista difensivo, mediano, mezzala. Io lo vedo più da trequartista, ragazzi. Da trequartista ha giocato sempre bene quando ci ha giocato. E è andato anche al gol, da come mi ricordo, con la Frappe Salò, che fece un gol della Madonna. Poi ovviamente, vabbè, il mister fa le sue idee, non so, il mister di niente. Però comunque sia, io lo vedo più da trequartista, lo vedo più offensivo. Non so se magari voi me la appoggiate questa idea oppure no. Io sono curioso di vederlo trequartista, sinceramente. Poi se delude pure lì sarà Dio, che non lo so. E vabbè. Poi Panaioli senza voto perché è entrato, vabbè, negli ultimi minuti e praticamente ha fatto veramente poco. E basta, solo questi sono entrati. Sì. Oddio, spero di sì, raga. A me l'app qua mi dice che sono entrati Garofalo, Panaioli e basta. Cioè, oh, non lo so, comunque sia mi dà. Cioè, per dirvi quanto è scrausa sta app, ma mi ha detto pure che non ci sta Biondi di informazione. E ci sta Rocchi che gioca titolare. Pensate un po' voi come sta messi. Vabbè, lasciamo stava, che è meglio. Poi se mi sono scordato qualcosa, scusatemi un'altra volta. Vabbè, comunque sia, noi ci sentiamo domenica con il post partita di Samp Vicenza. Io incrocio le dita, spero che qualcuno venga recuperato. Uno tra Orlando Frediani e chi cavolo è pure, Gemignani, tutti quelli infortunati, spero di recuperarli, anche perché ci abbiamo bisogno. Purtroppo Di Massimo starà fuori altre 2 giornate. Proprio mo, cazzarola, proprio mo doveva farsi spelle, porco diavolo. Che poi per carità, non c'ha tutti i torti che si è andato a ingazzare con l'arbitro, non c'ha tutti i torti, però a fine partita era inutile. E vabbè, questo è. E mo vediamo domenica come va, incrociamo le dita, raga, incrociamo tutti quanti le dita. E ci vediamo tutti allo stadio. Dai, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Passate qui sotto in descrizione che ci sono i social di Radio San Biccio, Spazio Samba, pagina Instagram, Facebook. Poi iscrivetevi a Spreaker, che è appunto dove trasmetto. E niente, ci vediamo domenica. Dai raga, e forza Samba. Ciao a tutti.